Allora, buonasera a tutti, noi siamo qui a Paternò, il dottor Wei Gratti, io sono Astrid Anselmi, siamo venuti su invito del movimento civico La Città per darvi una mano concreta nell'organizzazione del gruppo, allo scopo di poi fare delle cose per questa città che ha a quanto pare un po' di problemi e è stata trascurata da un'amministrazione che insomma è stata un po' ha lasciato a desiderare. Ci abbiamo un assessore qua, l'impegno dei cittadini serve per fare delle cose, quindi i cittadini è giusto che controllino gli amministratori e viceversa. Passo la parola al presidente dell'associazione. Ma io pensavo che cominciassimo diversamente. Con quello che erano le finalità, no. Una cosa che forse era la presentazione. Sì, posso. Cioè, questo l'avete tutti, le finalità dello statuto dell'associazione. Ci sono dei piani. No, dico devo leggere. Scusatemi. Allora, sono finalità primarie del movimento l'analisi dei problemi sociali, economici, politici e culturali del territorio, l'elaborazione di programmi e soluzioni che assicurino una crescita culturale ed uno sviluppo economico della città, l'individuazione di strumenti e modalità per la riforma e la modernizzazione delle istituzioni locali, avendo come obiettivo la riduzione degli apparati burocratici, la semplificazione delle procedure, il rafforzamento della democrazia partecipativa, la facilità di accesso dei cittadini agli uffici pubblici ed un efficiente utilizzo delle risorse, la valorizzazione della storia, delle vocazioni e delle capacità delle diverse realtà locali, con particolare attenzione alle varie componenti culturali, laiche e religiose presenti sul territorio, favorire le relazioni, gli scambi e le collaborazioni della città di Paternò con gli altri territori, valorizzare il patrimonio rappresentato dal mondo del lavoro e dell'economia anche attraverso il dialogo con le organizzazioni sindacali e di categoria. Il movimento persegue altresì lo scopo di tutelare sia in sede amministrativa che giurisdizionale nell'ambito del comune di Paternò l'osservanza da parte delle pubbliche amministrazioni delle regole della correttezza di gestione della cosa pubblica nell'interesse generale, la salute, la qualità della vita, l'ambiente, la natura, il paesaggio, l'ecosistema, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico. Il movimento intende operare nell'osservanza dei principi della Costituzione Repubblica Italiana, dell'ordinamento giuridico dello Stato e dell'Unione Europea.